Ciao a tutti dal canale TV B-Shaving LTD Svapo e da Paolo Antonio Tondi. Due cosine principali. La prima è a breve, credo nel prossimo mese, la TV B-Shaving LTD parlerà anche in bulgaro, perché essendo noi una società bulgara e ci dobbiamo rivolgere chiaramente alla popolazione bulgara, quindi apriremo un canale in madrelingua bulgaro. Vedremo un attimino di trovare una persona che mi affianchi per fare o le traduzioni o eventualmente proprio farlo fare direttamente a lui il video. Oggi di cosa parlo? Parlo di liquidi e parlo di liquidi della Vapor Cave. Perché? Perché io amo i tabaccosi e fumo solo tabaccosi e fumo in pratica in determinati tipi di atomizzatori. Adoro i Genesis, questo è un Kraken, ma del resto, comunque, qualsiasi cosa sia di svapo di guancia, io ci sono e svapo solo tabaccosi. Parliamo di prodotti di alta gamma, perché Vapor Cave è un produttore italiano, quindi parliamo sempre di Made in Italy, che effettivamente va a trovare le migliori foglie di tabacco per poi produrre i suoi liquidi. Per cui io ho assaggiato, ho già avuto il piacere e l'onore di assaporare questi liquidi qua e ne sono rimasto veramente entusiasta. Non voglio fare una classifica perché io fumo altri brand e quindi non vado a fare classifiche, ma vi posso assicurare una cosa, che i liquidi della Vapor Cave, eccolo qui, ve li mostro, i tre che sto testando, va bene, e sono oltre. Ma il video si compone per cosa lo faccio? Per farvi vedere come io, personalmente io, va bene, agisco, cioè vado a preparare questi liquidi, perché tutti quanti sapete che questi liquidi qua di estrazione organica non possono essere immediatamente svapati, quindi devono avere un giusto tempo di fermentazione, chiamiamolo così, comunque di devono comunque avere il tempo necessario per diventare svapabili, mettiamolo in questa maniera qua. Per cui io adesso vado a farvi vedere come io, ripeto personalmente, vado ad assemblare questi liquidi. Allora, iniziamo a preparare il liquido. Di cosa abbiamo bisogno? Ovviamente del liquido. In questo caso qua vado a preparare lo spirit, che è un English mixture dove dentro il produttore dichiara che c'è del barley, del Virginia Bright, il tutto su un letto di lattaghi invecchiato. Benissimo, quindi è il mio. Dopodiché andrò a preparare, ma questo successivamente vi faccio vedere solamente come si prepara lo spirit, il Syrian Saul, e dopo preparerò il Sultan. Eccolo qui. Questi sono i tre liquidi che io ho preso da Smokin. In base, appunto per questo, da Smokin Cervignano del Friuli, mi ha dato la disponibilità di dirvi che ovviamente chi comprerà questi liquidi avrà la spedizione gratuita ovunque sia. Va bene? Quindi la Bulgaria avrà la spedizione gratuita e ovunque, da qualsiasi posto, la spedizione sarà gratuita. Basta scrivere sulla pagina Facebook Smokin Cervignano del Friuli, che sotto vi lascerò il link, scrivere: ciao Michele, abbiamo visto il video di Paolo e vorremmo avere la promozione per i Vapor Cave. Bene, procediamo. Allora, di cosa abbiamo bisogno? Ovviamente abbiamo detto del liquido. Due boccette. Mi direte perché due boccette? Perché Vapor Cave ha una particolarità, a differenza degli altri brand. Usa delle boccette da 11 ml e non da 10 ml, perché quell'ml in più serve per fare i test. Ora,
I tempi di maturazione di questi liquidi, come consiglia il produttore, vanno da un minimo di 30 giorni a un massimo, per avere il top del top del liquido, a 90 giorni. Ma per vedere un attimino come procede la maturazione, il produttore ha avuto un'idea intelligentissima, cioè mettere un ml in più per preparare la boccetta di prova, che io uso questa qui. Quindi io non faccio, di solito non faccio con nessuno dei miei liquidi 100 ml, ma faccio sempre 30 ml, d'accordo? E poi da lì mi regolo e vado avanti. Ma in questo caso qua farò anche la boccetta da 1 ml, d'accordo? Per cui avremo i 30 ml più l'ml di test, e i 30 ml poi alla fine vi dirò come procedere poi per la stagionatura dell'aroma. Bene, detto questo, avremo bisogno di una base, eccola qui. Io uso quella della Biofumo 50-50, va bene, e poi per chi dovesse usare la nicotina, anche la basetta di nicotina. Ma io mi fermo solo e esclusivamente sul discorso aroma più base. Come si diluisce? Qual è la percentuale di diluizione di questi liquidi? È il 10%, come consigliato dal produttore. Per cui se io devo fare 30 ml di liquido, vado a prendermi 3 ml di aroma. E come faccio? Beh, ovviamente useremo le siringhe. Le useremo in questa maniera, cioè io prendo la siringa, tolgo, ok, e con un dito tengo fermo sino a quando non arrivo ai 3 ml. Vi faccio vedere, vediamo, perché non è facile per me. Ecco qua, 3 ml, ok? Riprendo la siringa, faccio pressione, giro e piano piano, ecco qua, vedete? Ho i miei 3 ml, piano piano tiro su senza far casini, tiro via l'aria, vedete? Op, e vado a mettere i miei 3 ml qui dentro, ok? Preparo anche la boccetta di prova, di test, da 1 ml. Quindi vado, riprendo la mia bella siringhetta, riprendo, ecco qua, faccio vedere, metto il liquido, in regia mi dicono che devo spostarmi, ok, rimetto lo stantuffino, ed eccomi qua. Vedete? Piano piano, ecco qua, piano piano, e ecco il mio 1 ml. Ora, la proporzione è, se io ho fatto 30, se vado a fare 30 ml, dovrò mettere la base, quindi ho messo 3, dovrei mettere 27 ml di base per arrivare ai 30, non tenendo conto ovviamente della nicotina che andrò a mettere, ok? Per cui io adesso vado a prendere 27 ml, uso una siringa da 10 ml, vedete? Quindi abbastanza granduccia, ok? E vado ad aspirare i 10 ml che non ha aspirato, perché sono quasi alla fine. Non riesco ad aspirare perché sono alla fine, solo un attimo. Non state lì, state lì tranquilli, e io mi adopero. Niente, in pratica la siringa da 10 ml non funziona, vado via con una nuova, ovviamente, perché mai mescolare
la siringa utilizzata per l'aroma con la base e quindi vado a prendere, come abbiamo detto, 27 ml di base. Ok, ora qualcuno mi dirà, ma nell'aroma c'è già il glicole, per cui tu stai aumentando di glicole, perché io dovrei fare mettere il glicole e mettere la glicerina. Però per poco non cambia, su queste numeri qui non va a incidere più di tanto, però sappiate che effettivamente gli aromi sono con glicole, siamo a 15, venti, venticinque, e 27, ecco qua, bene, i nostri 30 ml sono completati, vengono tappati e, come consigliato dal produttore, ok, lasciati in un luogo fresco, possibilmente buio, e agitati per i primi 4-5 giorni una volta al giorno, cioè basta fare così, ok? Ogni giorno per i primi 4-5 giorni, bene? Successivamente, va bene, smuoverlo ogni 4-5 giorni, dargli una sbattutina, d'accordo? E tempo minimo di maturazione 30 giorni. Diciamo che l'ideale, lo ripeto, come dice il produttore, sono 90 giorni per avere il top veramente del gusto. E qui veramente parliamo di un tabacco da pipa, cioè quello che voi, che noi abbiamo fumato e illo tempore nella nostra pipetta, va bene, lo troviamo in questo aroma. E credetemi, io sono rimasto stupefatto. E sugli 10 ml di prova abbiamo messo 1 ml, quindi andremo a mettere 9 ml, 5, 4, 3, ecco qua, 4, bene, ed eccoli qui, questi sono i nostri 10 ml di test, d'accordo? Ovviamente dopo si va ad etichettare quando è stato composto, si va a scrivere ovviamente di che aroma si tratta e si lascia stagionare. Questo qui, questo test qua, ok, noi lo utilizziamo, diciamo, dopo 25 giorni di maturazione possiamo già sentire un attimino, renderci conto a che stato è di maturazione, andando a metterlo su un atomizzatore e sentire un attimo a che livello è di maturazione, e così ci rendiamo conto effettivamente del procedimento, dei tempi di maturazione. Ovviamente il tutto viene corredato da una buona pulita di mani, perché glicerina e glicole, ecco qua, vedete? E il gioco è fatto. E in buona sostanza io il mio liquido e il mio spirit l'ho appena fatto, e adesso sarà il tempo a dirci come si evolverà. Ma avendolo assaggiato ieri da Smokin e non era la prima volta, insomma, che sentivo, ho avuto il piacere e l'onore di assaggiare questi meravigliosi aromi della Vapor Cave, quindi ho deciso, me ne sono presi tre, e ho detto, beh, benissimo, se questo mi dà tanto, allora questa è l'apoteosi
degli aromi tabaccosi, e secondo me lo è. Per cui vi rinnovo, l'offerta è fatta da Smoke In, appunto per i Vapor Cave. In buona sostanza, cosa proponiamo? Proponiamo che noi scriviamo sulla pagina Facebook, su Messenger, a Smoke In Cervignano del Friuli, e scrivere video Paolo Antonio Tondi Vapor Cave, e la consegna, la spedizione sarà gratuita in tutto il mondo. Quindi eventualmente chiedetegli, oppure ve li dico io, eventualmente quelli che sono tutta la gamma, ma non sto qua a dirveli tutti, chiedete a Michele effettivamente quelle che sono le vostre caratteristiche di fumo e lui vi dirà quello che è più appropriato a voi, e avrete la spedizione gratuita in ogni dove da parte di Smoke In Cervignano del Friuli. E niente, allora, per la prova di svapo, anzi io lo sto già facendo perché c'è Michele, mi ha lasciato un po' di spirit, ce l'ho nel mio Kraken rigenerato, va bene, e è un'altra particolarità. Sarò vecchio, avrò la barba bianca, ma io adoro questi aromi, questi aromi li adoro su mesh, perché la mesh mi dà quel gusto in più che, per l'amor di Dio, il cotone dà, però la mesh ha quella marcia in più per questo tipo di aromi. Per cui non ho altro da dire, vi ho fatto vedere un attimino come si compongono, come si e diluiscono gli aromi di Vapor Cave, quindi Spirit, Syrian Soul e Sultan, ok? Vi invito a scrivere a Smoke In Cervignano del Friuli per avere questa promozione della spedizione gratuita. E un'altra cosa per salutarci, questi aromi non vanno utilizzati con coil già prefatte, cioè bisogna utilizzarli su atomizzatori che si possono rigenerare, perché come tutti gli aromi organici ovviamente sporcano un po' le coil, e le coil già preassemblate non vanno assolutissimamente bene, sia per una questione di gusti sia anche per una questione di durata, non vanno assolutissimamente bene per gli aromi organici. Detto questo, vi saluto, e ho avuto il piacere e l'onore di presentarvi i Vapor Cave, ma non sta a me, insomma, dire la loro bontà, io ne amplifico solo le voci per averli provati. Ringrazio Michele di Smoke In Cervignano del Friuli per avermi dato questa opportunità. Scrivetegli, quindi Smoke In Cervignano del Friuli, scrivete a Michele dicendo: ho visto il video di Paolo, vorrei aderire a questa promozione, e avrete la spedizione di questi liquidi qua in forma gratuita. Un saluto, un abbraccio a tutti, buona Pasqua a tutti quanti, e alla prossima. Ciao ciao!